Oggi è una giornata davvero fantastica perché c'è una bella luce, c'è una bella temperatura, ci sono belle nuvole, gonfie, da un momento all'altro potrebbe arrivare un temporale, ideale per fotografare. Allora, mi sto dirigendo a fotografare un soggetto molto interessante. È un enorme salice. Non sarà facile dare la giusta prospettiva a quest'albero che è veramente grande, enorme, imponente. Io farò uno scatto, cercherò di riportare tutta la sua maestosità e poi magari ce lo guardiamo. Casomai farò uno scatto con me sotto. Come avete visto, ci siamo spostati, e abbiamo cambiato posizione e è cambiato anche il tempo. Guardate che nuvoloni che sono arrivati, il cielo si è quasi completamente coperto di nuvole, però queste sono le situazioni ideali per la fotografia di paesaggio, perché questi cambi repentini ci aiutano ad ottenere dei risultati diversi. In particolare quando si squarcia il cielo e arrivano questi raggi di sole violenti che colpiscono il prato, che colpiscono i boschi, insomma creano forti contrasti chiaroscuri, e quello dà forza alle nostre foto, dà tridimensionalità, e noi dobbiamo approfittare ed essere pronti in queste situazioni. Infatti, avendo previsto un po' una giornata di questo tipo, io ho portato con me un filtro polarizzatore che poi lo useremo sulle nuvole proprio per dare più importanza e più profondità. Il paesaggio del resto è così, potrebbe essere bellissimo anche come in questo momento, vedete, totalmente grigio, però c'è questa collina alle mie spalle, bellissima, forse da lì non lo vedete, ma in cima alla collina c'è un gregge. In questi casi potrebbe essere utile anche un filtro graduato o più filtri graduati, ma come sapete io non amo i filtri graduati. In questo caso, per gestire la differenza di luce che c'è tra il terreno, vedete, tra il prato e il cielo, basta fare due esposizioni o due o tre esposizioni e compensare la differenza. Quindi si fanno più esposizioni per il prato, per il cielo. In questo modo, in fase di post-produzione, si usa l'esposizione del prato, la si monta sopra quella del cielo, e quindi in questo modo si ottiene un risultato analogo. Dai, andiamo al lavoro. Allora, mi sono spostato, ma mi sono fermato immediatamente. Come vedete, siamo su una strada di campagna e abbiamo campi e pascoli da una parte e dall'altra. Ci sono delle situazioni molto interessanti, dei chiaroscuri forti, dovuti a quelle nuvole bianche, vedete, e nere, e poi questo cielo terso che all'improvviso esce dagli squarci delle nuvole. Ed è bellissimo perché crea uno specchio sul verde, sui prati, insomma ci sono delle zone in ombra, ci sono delle zone illuminate che creano molta suggestione. Adesso vi faccio delle inquadrature e poi ce le rivediamo. Allora, per questo tipo di inquadrature ho montato, come avrete visto, il 50-140. È uno zoom, serve proprio a inquadrare, ad isolare proprio queste zone che si creano di chiaroscuri. Oh, importante in questi casi l'esposizione. Non fatevi ingannare dalla luce che riflette il prato, perché può crearvi delle sottoesposizioni. Quindi date un mezzo stop in più sul prato, anche perché in questo modo tutte le zone d'ombra che potrebbero diventare illeggibili possono invece mantenere dei dettagli. Allora, ho cercato di rispettare anche la regola dei terzi, mettendo sulla destra quegli alberelli di querce, e al centro ho messo quel biancospino giù in fondo, e sotto lo steccato che passa, che crea una bella curva.
come vedete ho ancora montato il 50-140, è uno zoom molto versatile che ti permette di fare delle inquadrature molto chiuse e mettere in evidenza dei soggetti, isolarli da tutto il resto del paesaggio. Adesso farò alcune inquadrature e poi ve le farò vedere. Ecco, come vedete ho fermato l'inquadratura su questa pecora, su questa bella collina verde, ed è un'immagine un po' preoccupante perché la pecora, la mamma, sembra un po' preoccupata. A terra c'è il suo piccolo agnello, probabilmente appena nato da come si vede dalla placenta, che è inerme, immobile. E auguriamoci che questo faccia parte della natura e della naturalezza di questo evento. Allora, nel frattempo mi sono preso 2 minuti e indovinate dove sono andato? Sono andato alla casa del pastore che è dall'altra parte, vedete là? Ecco, quella è tutta la sua tenuta con il pascolo, giù in fondo ci sono le pecore, c'è il gregge, ma soprattutto quello che mi preoccupava era quella pecora lì davanti. Mi sono preoccupato perché ho visto la pecora che si lamentava, il piccolo immobile, completamente immobile. Ho pensato che potesse essere successo qualcosa. Bene, risolto il problema dell'agnellino, che adesso infatti comincia a muoversi, è vivo e vegeto. Eccolo qua, neanche a farlo apposta, ci godiamo lo spettacolo in tempo reale. Proprio adesso l'agnellino si è alzato, in questo istante la prima volta che si mette sulle sue zampe, e indovinate cosa fa? Va dalla mamma ad attaccarsi per prendere il primo latte. Ragazzi, ma questo è un evento incredibile! Stiamo documentando la vita in diretta, la creazione di una nuova vita. Ecco, si vede ancora la placenta ancora attaccata della mamma. La mamma lo annusa, ecco poverino, si tiene in piedi a malapena. Che meraviglia che è la natura. Dai, mi faccio qualche altra inquadratura intanto, perché lo spettacolo delle nuvole continua. Monterò qui, proprio qui, l'8-16 e il polarizzatore per accentuare questo effetto che abbiamo sul cielo. Ed ecco, siamo arrivati al momento di montare il super grandangolo, è un 8-16. Adesso ci facciamo l'inquadratura, impostiamo la velocità di scatto e poi andiamo a scattare. Abbiamo questa collina dove ci troviamo noi in ombra per via delle nuvole che hanno coperto il sole, ma giù in fondo invece abbiamo ancora tanto sole, tanta luminosità. Per cui è come se avessimo questa zona completamente scura, insomma abbiamo questo gioco su piani diversi di luce. A questo punto però montiamo l'holder. Ecco, questo è l'holder e c'è già montato il filtro polarizzatore. Come vi avevo già spiegato, per chi non lo sapesse ancora, il polarizzatore è fatto di 2 vetri affiancati, uno davanti all'altro, e serve per togliere i riflessi dalle superfici riflettenti, quindi anche l'acqua per esempio, ma serve anche a saturare i colori, quindi i colori del prato, i colori del cielo, e aumenta anche il contrasto tra le nuvole, il cielo e il paesaggio. Quindi nella fotografia di paesaggio il filtro polarizzatore è molto importante, se non determinante. C'è chi lo usa e c'è chi non lo usa. E io ne faccio un uso molto moderato, a dire la verità, proprio in casi come questo. Adesso lo monto e vediamo la comparazione. Ecco, nel frattempo ho abbassato il treppiede perché riesco in questo modo a lavorare meglio. Farò delle inquadrature con l'holder e con il filtro polarizzatore. Riusciamo a gestire l'effetto
del polarizzatore, quindi l'intervento, grazie a questa rotella che lo fa ruotare all'interno. Io ritengo che usare il polarizzatore su un holder sia più semplice, più funzionale, più pratico. Per molto tempo ho usato il filtro a vite che si avvitava all'interno dell'obiettivo, insomma sopra la lente dell'obiettivo, però credo che questo sia più funzionale, almeno per quanto riguarda le mie esigenze. Poi, come al solito, ognuno ha la sua verità, ognuno ha le sue esigenze, la sua impostazione. Io preferisco questo holder perché, volendo, posso anche inserire dei filtri graduali. Questa differenza di luce a volte che c'è tra il terreno, il cielo, la gestisco in post-produzione con due o più scatti. Ricordatevi sempre una compensazione quando voi usate il polarizzatore, perché il polarizzatore un mezzo stop, in alcuni casi anche uno stop, ve lo ruba. Niente di preoccupante, perché tutto si recupera poi in post produzione. Però se voi potete anticipare già un intervento per ottenere un file migliore, è tutto di guadagnato. Adesso ce ne andiamo, andiamo a fare un'altra inquadratura, se il tempo ce lo permette, perché da quella parte il cielo sta diventando minaccioso, tutto nero, completamente coperto da nuvole. Quindi smontiamo tutto e ce ne andiamo. Allora, ho sperato fino all'ultimo minuto che non piovesse, invece poi la pioggia alla fine è arrivata. Ho preso questa strada in mezzo al bosco perché è una scorciatoia e quindi farò prima ad arrivare in macchina. Però nel frattempo la situazione, come vedete, è precipitata, è scesa una nuvola, quindi siamo proprio immersi in una nuvola. Il paesaggio è bellissimo, meraviglioso, però siamo tutti bagnati. E è stata una giornata impegnativa, un po' pesante oggi, e non sono riuscito a fare tutto quello che avrei voluto fare perché il tempo, come avete visto, non è stato così clemente. Il gioco di nuvole che avrei voluto fotografare con i paesaggi in realtà ogni tanto si copriva totalmente, quindi ci impediva di fare delle belle foto. Il prato verde che avevamo all'improvviso diventava grigio. Però poi abbiamo assistito alla nascita di quell'agnellino, è stata una cosa simpatica, divertente, lo abbiamo visto per la prima volta mettersi in piedi sulle sue zampe, quindi è stato un bel regalo della natura. Purtroppo la pioggia in questo periodo, siamo in primavera, succede che una bella giornata si trasformi in una giornata di temporale. Io vi ringrazio per avermi seguito, per essere stati insieme a me. Vi faccio vedere ancora una volta il posto dove siamo, che è meraviglioso, questa strada nel bosco. Credo che sia arrivato il momento di coprirci, perché la pioggia è veramente incessante. Non riesco neanche a vedere. E allora si conclude qui l'appuntamento di oggi. Vi ringrazio per avermi seguito. Vi invito a mettere un like se il video vi è piaciuto, ma soprattutto vi invito ad iscrivervi e soprattutto passate parola. Vi do appuntamento al prossimo tutorial e mi raccomando, continuate a seguirmi. Ciao!